tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi eccoci qua con il consueto video sui prodotti terminati del mese di maggio. Innanzitutto però vi ricordo che se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi qua sotto cliccando sul pulsantino iscriviti e attivando la campanella nel fianco, così vi arriva la notifica quando esce un nuovo video. Se vi piace questo video e ne volete vedere degli altri, vi ricordo di mollarci un bel like. Se volete, commentate qua sotto. E se ancora non lo fate, vi invito anche a seguirmi su Instagram. Il contenitore questo mese è bello pieno, come potete vedere. C'è anche qualcosa fuori. Parto dalle cose futili, dalle cose che vi faccio vedere sempre, per poi passare a quelle che ho provato per la prima volta e così via. Partiamo con un prodotto così, diciamo, non per l'igiene. Sono queste pastiglie della Bioscalin Vital per capelli, pelle e unghie. Cioè un integratore alimentare, 60 compresse, quindi 2 mesi, trovate nella box di My Beauty Box. Queste qua mi sono piaciute, erano blu come la confezione, completamente terminate, e ho visto le unghie proprio si spaccavano, e con questo, utilizzando queste pastiglie, ho visto che comunque sono diventate più forti. Non le vedete smaltate, ricostruite col semipermanente, perché non ho avuto tempo di andare a farlo. I capelli più folti, io ce li ho comunque, mi crescono abbastanza in fretta i capelli, però li ho visti crescere ancora di più folte, e anche la pelle ha trovato vantaggio. E questa è piccola parentesi di queste pastiglie, questo integratore, però volevo consigliarvelo. Poi passiamo invece proprio ai prodotti terminati, fatto di igiene e così via. Terminate le veline del marchio Cartacalla, mi ci trovo bene, lo sapete, sono 80 e nulla. Confezione stra bella. Queste qua acquistate a 1,19 euro da Tigota. La Biro è ritornata. Poi giro di salviettine e dischetti. Terminati i dischetti di Cotoneve, quelli Aqua Life, 50 dischetti, 1,60 euro Tigotà, buoni, mi piacciono, li compro spesso. Avilea 5,80, quelli piccoli per gli occhi, e sempre Avilea, questi sono 40, quelli grandi per il viso, che utilizzo per il viso. Quelli piccolini 1,19 euro, e quelli grandi 1,75 euro, sempre Tigotà, perché sono del marchio Tigotà. Mi piacciono entrambi, li compro e li ricompro, come potete vedere. Poi ho terminato 3 confezioni, 2 di Licia, del marchio Licia, di salviettine intime con pH 4 nella formula fresca con estratto di menta, 12 salviettine, non hanno l'effetto chili, però sono buone da tenere in borsetta. Non le ho terminate tutte io, mi ha aiutato anche mia mamma. Queste di Licia, del marchio Licia, le ho prese da Tigotà a 99 centesimi, e queste qua sono di Fresh & Clean, infatti la confezione mi piace di più. Queste sono 20, invece comprate sempre a 99 centesimi da Tigotà. Buone entrambi, sempre fresco, una è l'aloe vera e salvia, l'altra la menta, però buone. Poi, terminata una confezione doppia di assorbenti Linea Seta Ultra, questi qua notte, e una Linea Seta Ultra con ali, quella per il giorno. Allora, quella doppia 4,99 euro da Tigotà, e l'altra 1,88 euro sempre da Tigotà. Vado a cancellare le cose che vi ho detto.
Poi abbiamo terminato questa mega confezione di salviettini multiuse del marchio Soffice Baby, cioè Soffice, salviettini igiene per bambini, 72 pezzi, con pantenolo, non contiene alcol, parabeni e PEG e fenossitanolo. Buone per tutta, confezione ottima con l'apertura così. E nulla, un po' in borsa, un po' di qua, un po' di là, a 1 euro d'acqua e sapone l'avevamo acquistate. Terminate anche la solita confezione di salva slip di Nuvenia. Mi stanno piacendo di più i Nuvenia dei Carefree, vi dico questa piccola parentesi, 1,48 euro Tigotà. Poi terminato, perché sono andata a metterlo nei dispenser che abbiamo in giro per casa, questo sapone liquido del marchio Breeze al muschio bianco, idratante con antibatterico, buono, non secca le mani, lava bene le mani, me l'avevano dato in omaggio al Caddis, buono, anche ha una profumazione fresca, dolce, buono, mi sta piacendo come sapone liquido. Terminato un deodorante, questo di Licia, della linea Nature, zero macchie, 0% sali d'alluminio con cetriolo e tè verde. Piaciuto, non mi ha fatto impazzire, però mi è piaciuto. Aveva una profumazione, sì, fresca, però non mi ha fatto impazzire. 1,50 euro acqua e sapone, preferisco altri deodoranti. Passiamo ai prodotti per il viso, quindi qualcosa di più succulento, un po' più succulento. Ho terminato l'acqua micellare di Garnier, questa che avevo utilizzato per la prima volta, acqua micellare tutto in uno, detergente, idrata e strucca, viso, occhi, labbra, senza risciacquo, senza profumo, zero residui, era 400 ml, piaciutissima. Mi è piaciuta, struccava bene, non bruciava neanche gli occhi, fantastica. L'avevo acquistata a 4,35 euro sul sito Farmacia Loreto Gallo. Ottima come acqua micellare. Profumazione inesistente, buonissima devo dire come acqua micellare. Poi ho terminato lo struccante occhi del marchio Glenova, l'avete visto anche nei prodotti Top e Flop, struccante occhi delicato con aloe vera e camomilla per tutti i tipi di pelle, col 98% di ingredienti di origine naturale, dermatologicamente testato e made in Italy, e vegan ok anche, sono 200 ml, buono, piaciuto, non bruciava gli occhi, non li irritava, adatto agli occhi sensibili, delicati, ottimo. Sentite i rumori, è la finestra che si sta aprendo. Ottimo, buono, potrei anche riacquistarlo. Profumazione inesistente, l'avevo preso sul sito e conviene a 1,49 euro. Mi è proprio piaciuto. Sapete che io sono sempre un po' alla ricerca, scusate, vi ho fatto ballare, alla ricerca degli struccanti occhi che non mi bruciano gli occhi. Poi ho terminato questo tonico. Toned Up, scusate, era il colore. È terminato questo tonico del marchio Sister, Smart Sister, Toned Up, è un tonico purificante e illuminante, 200 ml, trovato in una My Beauty Box, sì. Buono, piaciuto, bello il packaging, usciva la quantità giusta, non aveva profumazione, davvero illuminante, ottimo come tonico, piaciutissimo. Poi, allora, ho terminato lo Re-Scrub Levigante Viso di Nivea, con mirtillo e riso biologico, 100% di origine naturale, 75 ml,
piaciuto, uno scrub per il viso meccanico, delicato, adatto a tutti i tipi di pelle, scrubava ma non carta vetrata, buono, profumazione dolcina, piaciuto. Preso, preso, allora, qua ve l'ho detto, struccante, 4,80 euro sul sito Amica Farmacia. Poi ho terminato anche questo di Dermolab, questo qua, Laboratori Deborah Group, lo scrub delicato esfoliante viso con 98% di origine naturale, con foglie di noce e mandorle biologiche, ce la posso fare. Dermatologicamente testato, è testato al nickel, 150 ml, made in Italy, e nulla, buono, completamente terminato. Era uno scrub in crema, questo in gel, questo in crema, buonissimo, fantastico, adatto a pelli sensibili, normali, ma anche sensibili e normali, ecco, magari quelle grasse no, o miste, però buono davvero, aveva questa profumazione dolci di noci, di mandorle, comunque buono, davvero buono questo. L'avevo preso 5,52 euro al Caddis, fantastico, mi è strapiaciuto. Proprio scavava bene, era proprio una coccola, era quasi anche una maschera idratante. Se idratante non ha nulla, però buono. Poi ho terminato questa Ultra Face Cleanser di Kiehl's, penso che si legga, Kiehl's, sì. Qua lo chiama detergente per il viso, sì. Erano 75 ml, in gel era. Profumazione inesistente, sì, mi è piaciuto, bruciava gli occhi, questo tanto, devo dire la verità, infatti c'è scritto evitando il contorno occhi, però uno si deve lavarsi il viso, come fa a evitare il contorno occhi? Boh, non lo so, ditemelo voi, non mi è proprio piaciuto, ecco, era in gel, appiccicava un po' anche, quindi no. L'avevo acquistato sulla profumeria Marie Anneau a 19 franchi, perché l'avevo acquistato in Svizzera. Quindi 19 euro, 18 euro all'incirca. Ok. Ah, mi prendo il naso, scusate. Passiamo al corpo. Allora, ho terminato il bagno schiuma di Neutroderma al muschio bianco, questo che avete visto nell'ultimo video Top e Flop, con zero parabeni e zero coloranti, buona profumazione, dolce, ma non mi è piaciuto il bagno schiuma, molto liquido, lavava poco e no, 750 ml, no, anche no, preso al Tigottà a 99 centesimi, però poteva star lì. Poi ho terminato un altro bagno doccia, bagno schiuma qua, della la biotica italiana, il Cocco Bio, un bagno doccia con estratto di Cocco Bio, questo mi è piaciuto, non lasciava tanto la profumazione di cocco sul corpo, però lavava bene questo, sì. La profumazione così si sente di cocco, 250 ml, questo mi era stato regalato, piaciuto. Poi terminato uno scrub per il corpo, questo di Grinique al fico, scrub corpo in gel alla frutta, delicato sulla pelle con particelle esfolianti, 150 ml. Buono, esfoliava, ma non uno dei miei preferiti. Sono anche in offerta da Tigotà adesso, se non erro. A 2,99 euro, io l'avevo acquistato da Tigotà. Secondo me un po' tantino per uno scrub corpo da 150 ml, però vabbè, parer mio. Scrubava, ma non eccessivamente, ecco. Uno scrub su una pelle delicata lo metterei.
ho terminato, cioè Lorenzo ha terminato lo shampoo di Head & Shoulders, shampoo anti-forfora, Med Ultra anticaduta con caffeina, anticaduta perché lui è un po' è pelato Lorenzo, se lo vedete nelle foto in Instagram, e l'ha voluto anticaduta per non perdere i due peli che ha su, e niente, l'ho utilizzato anche io qualche volta in doccia, per non utilizzare il mio, ho utilizzato il suo, buono, piaciuto a entrambi, lava bene i miei capelli comunque. 1,85 ti gotà. Comunque, un buono shampoo. Io ho terminato invece la maschera per i capelli di Fito Gioba, questa maschera idratante per capelli, completamente terminata, ve la faccio vedere perché ho tenuto anche la schettellina fuori, fatta così, opa, fatta così, tipo tubetto di dentifricio, trovata in My Beauty Box, piaciuta. Devo dire che anch'io che ho i capelli grassi, come maschera mi è piaciuta. Li idratava, li andava a districare, non li appesantiva. Buona, una buona maschera per capelli. Volevo dirvi qualcos'altro. Allora, per capelli secchi, ok, con olio di jojoba e estrazione di malva. Lasciare agire per 1-2 minuti, risciacquare per un trattamento intensivo 5-7. Vabbè, rituale di bellezza, però mi è piaciuto, mi è piaciuta come maschera per i capelli, buona. Poi terminata un'acqua profumata, questa qua di Acquolina, l'acqua profumata a corpo agli agrumi speziati, 150 ml, antistress, buona, piaciuta. Anche questa era dentro in una beauty box, in una My Beauty Box, buona. Un'acqua profumata, sì, agrumata, buona. A me, non tutto il giorno, però 5-6 ore li faceva tranquillamente. Si sentiva perché alcune volte i miei colleghi mi chiedevano che profumo avessi su. Buona, piaciuta come acqua profumata corpo. Anche in estate ci sta. Ne ho terminata un'altra, quella di Bottega Verde. Questa è l'acqua di emozioni rinfrescante corpo. È una body mist questa, però l'ho utilizzata come acqua profumata. Questa era in omaggio, cioè l'avevano data in omaggio con un acquisto da Bottega Verde. Questa è più dolce, tipo chiarè. Questa sì, molto dolce, molto estiva come acqua micellare. Infatti l'ho utilizzata per lo più in estate e l'ho ripresa adesso che è uscito il caldo. Però buona, mi è piaciuta. Volevo dirvi qualcosa in più. Su tutto il corpo. No, niente, non dice in più. Buona. Ecco. Questa si svaniva prima di questa di Acquolina, però piaciute entrambe. E infine ho terminato, abbiamo terminato, perché vabbè, le ho accese in casa, tre candeline di Yankee Candle, queste tre. Queste. Prese sul sito di Douglas, o Douglas, a 11,99 euro. Allora, questa è Sweet Plum Cake, boh. Questa Monti Fuji e questa Blossom Festival. Allora, questa bianca è quella che si è sentita di più, le altre due non più di tanto si sentivano, però carine. L'ho accese adesso che continuava a piovere, allora per creare un po' d'atmosfera in casa ho acceso queste tre candeline. E nulla, questi qua sono stati tutti i miei prodotti terminati. Campioncini questo giro non li ho utilizzati, quindi non li ho terminati. Io vi mando un grosso
Bacione, fatemi sapere giù con un commentino voi cosa avete terminato. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!